Amici, altra pillola di micologia per tutti voi. Io mi vado a chiudere qua e racconto a voi il fungo di oggi. Allora, ricordatevi sempre di mettere il like a Giacomo Giacca, ispettore micologo nazionale, la mia pagina su Facebook dove potete vedere tutti i contenuti pubblicati sui funghi, di recente anche Russula Vertens e Amanita vaginata, eccetera. Comunque, oggi andiamo a parlare di un fungo veramente comune e veramente tipico della stagione attuale, soprattutto dei periodi secchi. Stiamo parlando di Russula Delica. Stiamo parlando di un gruppo di specie molto ristretto, tutte molto vicine, Russula Delica, Russula chloroides e altre sottospecie un po' intermedie fra le due, che appartengono alla cosiddetta sezione delle plorantine o compatte, cioè russula dalla carne veramente compatta, carnosa e dura, molto molto dura e spessa, dalla frattura cassante e gessosa ovviamente, quindi che si spacca, si rompe se si prova in qualche modo a separare il fungo in maniera molto a pezzetti, insomma, come fosse un gesso. Ma stiamo parlando praticamente di un fungo che colonizza Russula Delica, soprattutto i boschi di latifogli, Russula chloroides, soprattutto quelli di conifere, che colonizza i boschi, soprattutto poi al termine della stagione fungina, cioè quando una forte buttata di funghi molto interessanti, come possono essere funghi simbionti come i porcini, come alcune specie di amanite. Simbionti, come possono essere altre specie eduli, come ad esempio alcune clitocibe, insomma, al termine spesso di questa, e quindi anche funghi, quindi non per forza simbionti, ma anche funghi saprofiti come le clitocibe, come altri, come i Cantharellus cibarius, i gallinacci, insomma, quelli come li chiamate. Sta di fatto che questo fungo esce spesso e si presenta spesso alla fine della stagione di ogni buttata, in maniera copiosa, ricoprendo veramente i boschi di questi cappelli di dimensioni medio-grandi, inizialmente con un cappello convesso, umbilicato, che poi spesso subito o presto diventa poi a imbuto, involuto in questa maniera. Stiamo parlando, qui siamo già in chloroides, Russula chloroides, qui siamo ancora in Russula Delica e le differenze sono veramente minimali. Lo si riconosce perché poi questi funghi trattengono tantissime quantità di terra, di terriccio nel cappello, un fungo che si presenta completamente bianco, con lamelle adnate semidecorrenti al gambo o pseudodecorrenti al gambo, ovviamente lamelle molto grosse e rade nella Russula Delica, un pochino più fitte, anzi decisamente più fitte nella Russula chloroides, che si differenzia dalla Delica per dei riflessi glauchi, turchini, bluastri, grigio-azzurri, vicino all'attaccatura delle lamelle al gambo, soprattutto inclinando alla luce il fungo, si vede questi riflessi glauchi che Russula Delica invece non presenta assolutamente. Questa è una delle caratteri che maggiormente le distinguono. Il sapore di questo fungo è mite, nelle lamelle un po' acre. L'odore ricorda quello della frutta, ma ben presto un odore tipo pesce, quindi non molto piacevole. Tipo pesce crudo, no? Quindi non molto piacevole, di pesce un pochino stantio. E questo fungo, pur essendo un fungo davvero scadente per quanto commestibile, ci sono alcune regioni dove viene ampiamente commercializzato. Ad esempio la regione Marche è uno di quelli che commercializza con più successo questo fungo, sia la Russula Delica che la Russula chloroides, a dire il vero, soprattutto la Delica, in quanto è più diffusa in quella areale. Come detto, stiamo parlando di un fungo di grandi dimensioni, un fungo che cresce veramente ubiquitario praticamente ovunque, onnipresente dall'estate all'autunno, soprattutto nei periodi più secchi, appunto, quando la buttata degli altri funghi finisce. Russula chloroides è più tipica nelle conifere,
questo fungo veramente identico praticamente alla delica, se non per delle lamelle molto più fitte, applicate in maniera diversa e con questi riflessi glauco-grigiastri, bluastri su tutto il fungo. La delica tende ad essere lievemente migliore di qualità rispetto alla Chlorides, ma entrambi sono funghi estremamente scadenti, chiamate dalle nostre parti in Toscana anche capracce. La particolarità che le differenzia è anche microscopica e che le caratterizza è anche microscopica. Russula delica presenta spore decorate. Praticamente aculeate che hanno una reazione amilloide nelle decorazioni al Melzer, cioè immerse nel liquido Melzer, praticamente tendono ad assumere la classica colorazione blu amilloide, quindi reagendo così nella parte delle decorazioni, e mostrano in Russula delica queste spore anche un reticolo che caratterizza le spore, un reticolo che è pressoché assente in Russula invece Chloroides, dove questo reticolo delle spore manca, pur essendo presenti delle decorazioni molto meno vistose. Anche la dimensione sporale le caratterizza e le differenzia un po', però sono dettagli microscopici che sono utili soltanto a chi ha la possibilità di usare un microscopio. Quindi Russula delica e Russula Chloroides, chiamate anche capracce, russule, da noi si chiamano anche bacce, le russule in generale, comunque russule o colombine dalla carne molto spessa e compatta, infatti il gruppo delle plorantine, delle compatte, scadenti. Se vi piacciono ci potete fare delle belle mangiate perché sono funghi di grande resa, sono di grandi dimensioni eccetera. Io le sconsiglio dalla raccolta poiché le ritengo estremamente scadenti come sapore. Un po' acri nelle lamelle, questo retrogusto di pesce nell'odore non le rende gradevoli. Alla prossima, adesso vi saluto ovviamente come sempre, alla prossima e ci vediamo alla prossima pillola di incologia con Giacomo Jack, ispettore micologo. Ciao a tutti, buona giornata.